Bentrovati ad una nuova puntata di Ten Generation. Oggi qui si respira un'aria particolare, un'aria dolce, non so, è vero ragazzi? È un'aria magica che solo questo periodo dell'anno ci sa regalare, ossia il Natale. E soprattutto parleremo di un aspetto particolare del Natale, ossia quello del presepe, e lo faremo insieme ad un ospite d'eccezione che è venuto a trovarci, che saluto e ringrazio, Carlo Scarcella, presepista per passione. Salve, grazie. Ben arrivato. Grazie. E lui, insomma, ci aiuterà a capire come nasce un presepe, anche un po' la storia del presepe, il fatto che ci siano per esempio vari stili, insomma ci racconterà un po' questo e anche qualche retroscena su come proprio si realizza, no? Le varie fasi di preparazione. Anche qui sul nostro tavolo oggi vediamo un prima e un dopo, ma poi entreremo nel dettaglio. Allora, prima di venire da te Carlo, sì, voglio però andare dai nostri ragazzi. Allora, qual è la prima cosa innanzitutto che vi fa dire: ah, adesso sì che è Natale? Proprio quella cosa che, come dire, vi scatena subito aria e atmosfera di Natale, che fa subito Natale. Silvia. Allora, il fatto stesso di vedere le città, diciamo, tutte piene di luci di Natale, oppure anche le vetrine dei negozi addobbate con temi natalizi, è già là, proprio. Dici, ok, è Natale, sta arrivando il Natale, anche perché, come hai detto tu, è il periodo più bello dell'anno, secondo me, un po' per l'atmosfera che si respira, un po' per la festa in sé per sé, e quindi la venuta del Signore. Quindi questo, fondamentalmente, sì, insomma, quando inizi a vedere le luci, quando inizi a vedere, sì, le... anche quando in casa si cominciano ad uscire l'albero, le scatole con l'albero, oppure con tutti gli addobbi. Sì. Poi Ale, tu invece? Vabbè, innanzitutto per me è per l'atmosfera, diciamo, in casa, quindi l'albero esattamente, come ha detto Silvia, ma anche quando si vede per le strade, appunto, tutte le luci, perché più che nei negozi, perché nei negozi li mettono molto tempo prima, eh, e sì, inganna, vabbè, un po', come, mettere, un po' come periodo, invece per le strade proprio le luminarie, anche... o anche in oratorio i canti di Natale, quindi fanno arrivare subito al periodo. Questa atmosfera proprio dolce, sì, no? Questa atmosfera di e anche i dolci, di vaniglia, diciamo, proprio, sentire, sì, sì, sentire l'odore dei dolci natalizi. Ci siamo capiti perfettamente, Ale, proprio. Però a me torna anche in mente un'altra cosa. Quando penso al Natale, la prima cosa a cui penso è anche il presepe. Per me molto, no, è legato anche a questo. Tu, Marika? È vero? Infatti, secondo me il presepe non deve mai mancare, perché è il simbolo più grande del Natale. Per eccellenza. Più dell'albero. Senti, ma tu l'hai fatto, sì? Sì. Come è venuto? Noi lo facciamo abbastanza grande. Dove? Raccontaci, Marika, vogliamo sapere tutto. Allora, noi lo facciamo su mobile. Dove? In cucina? No, nel salone. Nel salone? Appena entri, quindi si veda. Cioè, salta all'occhio. È bello grande? Sì, abbastanza. Tutto il mobile. Prende tutto il mobile, sì, su un piano però. Sì. E com'è? Qual è la caratteristica? Allora, c'è la fontana, ci sono tutti i lavoratori. Ma l'acqua vera? Sì, anche. Ci sono tutti i lavoratori, la casa al centro, così salta all'occhio, le strade, le montagne. Il muschio? Il muschio, la neve. Come la fai la neve? Raccontami un po'. Col polistirolo. Ah, col polistirolo. Ah, noi invece con la farina a casa, mi ricordo, di farina così, che poi veniva messa proprio, diciamo, perché poi, sai, tendeva un po' a perdere, insomma, la sua presenza, la farina, nel corso dei giorni. Quindi proprio il 24 vai di farina sul presepe. Senti, in quanti lo fate? Fammi sentire io, un po'. Io, mia sorella e mia madre. Ah, quindi un po' tutta la famiglia. Sì. Vi riunite? Sì, papà prende le cose dal garage. Quindi papà fa lo sforzo, sì, quello un po' più. Sì. Noi mettiamo tutto insieme. E voi date sfogo alla vostra creatività. Esattamente. Senti, ma c'è qualche, ne so, un po' di diatriba? No, ma io... Sempre, non manca mai. Anche perché poi mamma a un certo punto si nervosisce. Oh, muovici lo scotch. Aspetta. Aspetta. Oppure, che ne so, io il pastorello lo metterei lì. Mia sorella. Vuole sempre cambiare posizioni, questo qua, questo. Infatti, durante il periodo
periodo natalizio, ogni persona già cambia. È vero, anche a casa mia, è vero, anche a casa mia, effettivamente poi magari, man mano che tu vedevi, no, il presepe, cioè, no, però secondo me... Cambiano. Anche le pecore, no, dice chi... c'è la versione dice no davanti al pastore, chi invece dice no dietro, o chi sta vicino si appunto... Si spostano. Si spostano, esatto. Quanto dura il tutto? Il presepe, sì. Noi lo togliamo dopo la befana. Quindi... no, ma la preparazione in un giorno ce la fate a farlo sì, tutto? Sì, ce la facciamo. Ci mettiamo... Quindi di gran lena, di solito penso una domenica, così ci siete sì, tutti. Sì, una domenica, sempre una domenica. Perfetto. Alessia, tu invece? Fatto già? Sì, sì, anche l'ho già fatto. Dove c'è? Dove si colloca? Anche io sul mobile in soggiorno. Sul mobile, quindi sì, tutto sì. Ad un piano, diciamo. Sì, sì, in modo che sia visibile. Ok. Anche io l'ho fatto con tutta la famiglia e... Un po' come Marica, insomma. Ma è una tradizione che, diciamo, avete da tanti anni, oppure... Sì, sì, l'abbiamo sempre fatto. Come ha detto Marica, si propongono ogni anno un po' di discussioni per posizionare... Sì. E a casa tua, per esempio, ultimamente, chi era, diciamo, oggetto del contendere? Anche a casa mia, le pecore, varie giusto. Sì. Che uno non sa se le deve poggiare vicino al ruscello, se devono bere, sì. No, non è giusto, insomma, non si sa. Il muschio anche te non sì, sì. Manca, c'è anche da te l'acqua vera che sgorga? No, da me no. L'acqua vera no, ci sono i pastore, cioè i personaggi animati, per esempio? No, no, è tutto, no, tutto fermo. Ma sono per esempio i personaggi, che ne so, tramandati dai nonni, oppure li acquistate, li avete acquistati insomma di recente? No, li abbiamo acquistati recentemente, infatti l'anno scorso siamo stati a Napoli e abbiamo acquistato lì dei... Nella patria proprio sì. Del presepe, poi insomma sentiremo anche da Carlo la caratteristica del presepe napoletano che è un po' diversa, fa stile un po' a sé stante. Ale, tu prima dicevi... Noi in realtà quest'anno abbiamo, da qualche anno più che altro, che abbiamo trovato un presepe con dei bambini al posto dei personaggi reali. Quindi c'è la Madonna, che è una bambina vestita da Madonna. Quindi sono, Giuseppe pure, sì, un bambino. Sono tutti piccoli personaggi, quindi tutti con... giovani proprio. E quindi da qualche anno facciamo questo, però fino a qualche anno fa facevamo il grande presepe proprio. Eppure a noi, quindi eravamo più piccoli, quindi si creavano ancora di più discussioni. Tu te lo ricordi quando eri insomma, un po' più sì, piccolino? Sì. Cosa ti ricordi? A noi erano le pecore principalmente, perché scomparivano di anno in anno. Non sappiamo ancora che fine facciano, dove, diciamo, dove siano andate a fine, però scomparivano. Erano state di vita propria, camminavano evidentemente. Erano animate. Senti, ma anche a casa tua, quindi è un, insomma, è una tradizione, era una tradizione che si faceva sì, un po' tutti sì. Insieme. Da qualche anno, diciamo, lo facciamo io e mia sorella perché mamma e papà sono sempre impegnati, allora e troviamo quindi... un momento noi e facciamo tutto noi. E quindi soltanto insomma la natività. Sì. Martina, tu con la cartapesta come te la cavi? Insomma. No, ti piace lì lavorarla per fare le montagne? Insomma. Non ho molto la vena artistica, però anche a noi piace molto fare il presepe. Solitamente è la prima cosa che facciamo rispetto all'albero. E quando lo fai di solito? Vabbè, la tradizione a casa mia almeno è farlo il giorno prima dell'Immacolata o l'Immacolata. Ah, quindi insomma intorno all'8 dicembre, sì, ok. Dicembre. Noi vabbè facciamo un presepe anche noi su un mobile. Quindi nel salotto. Nel salotto. Che è abbastanza grande, sì. Molto grande. Sì, ci sono le luci? Sì, ci sono i faretti, tutte tutto illuminato. Le stelline. E poi vabbè, oltre c'è qualche personaggio animato, però pochi. Tipo per esempio? Il fabbro. Ok, è vero, anche io ho il fabbro animato. Il fabbro è credo il panettiere, ah, non sono okay. Sicura però. Poi vabbè mettiamo il laghetto con la carta stagnola. Invece a casa mia c'è lo specchio, c'è uno specchietto piccolo. Ah, vedi anche a casa di Alessandro c'è lo specchietto circondato dal muschio che insomma funge da laghetto. Diciamo. Sì, poi c'è la staccionata. C'è il ruscello con l'acqua. È bello grande. Sì, è molto grande. Però quello che a me piace di più è quello della nonna. Perché quello della nonna? Che vabbè, nonna perché che è molto si chiama... più grande. Nonna Alina.
Nonna? Lina. Lina, che salutiamo. Perché questo presepe di nonna Lina com'è? È più grande del nostro, è molto grande. E poi lei, diciamo, lo costruisce con, cioè, proprio su vari piani. Quindi è più, è proprio... Ah, ok, quindi come se fosse in montagna, sì, praticamente, sì, no? Più o meno, ci sono... sì. Anche io rifacevo le montagnette, però non rende completamente l'idea. Sarà che il mobile è più alto, invece... Sarà che nonna Lina è più brava? Anche. giusto, c'ha tanti anni. Anni di esperienza. Però è molto bello. E quindi insomma tu cerchi di ambire un po', sì, diciamo, al presepe di nonna, sì, Lina. Senti un po', ma te questa tradizione chi te l'ha tramandata? La nonna. La nonna, quindi. Sì. Te lo ricordi quando eri piccolina? Quando eravamo più piccoli, tutti quanti ci riunivamo a casa della nonna il giorno prima dell'Immacolata per fare questo presepe. E a noi piaceva tanto, perché comunque era un modo anche per stare tutti insieme, a causa anche del lavoro, che non sempre, diciamo, permette... E anche a casa, insomma, si creavano, no, le varie fazioni, sì, giusto? Tanti litigi. Tipo? Sulla... Vabbè, per esempio, capitava che si rompeva qualche personaggio, qualche pecorella, perché sono tutte di ceramica, quindi tutte particolari. E quindi molto spesso, diciamo, ci è venuto a mancare qualcuno. Casa mia ci sono le statuette senza braccio, un braccio mancante, anche il cappello mozzato, sono cose un po' così, sì, però. Ogni tanto cambiamo le posizioni della capanna, mettiamo sulla montagna, un po' più centrale. Ah, ecco, vedi. Insomma, vi divertite un po', sì, a fantasia. Poi qui abbiamo Silvia con, diciamo, la sorella, con la sorella, con Sonia, quindi abbiamo una parte di famiglia. Allora, sì, raccontateci cosa succede. Allora, a casa nostra, diciamo, un po' prima dell'Immacolata, papà comincia a portare gli scatoloni. Quindi anche qui è il papà che fa il lavoro, sì, sporco. Diciamo. No, papà fa tutto. Lui fa tutto. Lui si occupa proprio, sì, interamente del Si chiama? Sabino. Papà Sabino, ciao. E porta questi scatoloni, comincia a portare gli scatoloni pieni di oggetti vari. Perché poi ha gli scatoloni per il presepe in sé per sé e poi gli scatoloni per i personaggi. È giusto, perché sennò si rompono. Sì. Perché allora sono in terracotta i vostri? No, sono particolari, non sono in terracotta ma neanche in plastica. Ah, ok. In pratica il nostro presepe lo si trova all'ingresso, però quindi uno apre la porta, si trova il presepe. Anche voi su un mobile? No. No. A noi ha una base di legno. Ah. Tutta fatta da lui, interamente fatta da lui, e praticamente è quasi come se fosse un mobile, però in realtà è una base di legno. E il nostro presepe è interamente fatto a mano, tranne le statuette. Quindi lui proprio, diciamo, adatta la carta pesta poi a questo mobile, sì, in modo tale, insomma, da ricoprirlo. Sì, sì. Diciamo che non è... il presepe non è soltanto su un piano, ma è su più piani, anche se comunque è come se non si vedesse. Tutto fatto da lui, ripeto, lo fa tutto lui, e questa tradizione è nata... Lo sottolinea, sì. Sì, sì. No, anche perché, diciamo, lui sa le posizioni, lui sa come deve mettere i personaggi, sa come deve... posizionare, non so, il pastorello oppure il fruttivendolo. E voi state lì che guardate. Noi sì, anche perché papà fa, diciamo, le ore piccole la notte, perché... Ma quanto tempo ci impiega? Più o meno una settimana. Ah, ci impiega una settimana, quindi sì, è dilazionato, diciamo, sì, nel sì, corso... È un po' come casa mia, diciamo. Sì. E voi non, poi, diciamo, non siete stanchi in questa settimana? No. Di vedere sempre roba per casa, scatole? No, perché comunque... È bello, cioè alla fine... Fa festa, insomma. Sì. Diciamo che questa tradizione è partita da quando ero piccina, che dicevo, papà, facciamo il presepe. È partito da un piccolo presepe e poi si è ingrandito. Si è allargata la sì, fantasia sì, del babbo e quindi poi... Ma perché voi non fate niente? Un po' perché papà, diciamo, ha i suoi tempi, non vuole essere disturbato. È un rito quindi tutto suo. Sì, sì. Anche perché effettivamente lo fa lui, quindi è tutto fatto da lui. Cioè, una banalità, non so, le tegole delle case sono fatte in DAS. Ah, fatte da lui? Sì, sì. Ma tutto che bravo. Fatto da lui. E ovviamente ogni anno aggiunge sempre qualcosa. Negli ultimi anni si è, diciamo, fermato e quindi il presepe è sempre quello. Però ogni anno aggiunge qualche personaggio.
Insomma, diciamo, sì, va di fantasia. Sonia, sì, sì, qual è la cosa più bella del presepe del babbo? Quindi? Vabbè, diciamo che comunque secondo me è tutto il presepe essere bello, cioè nel complesso. Viene bene alla sì, fine. Vabbè, anche noi abbiamo un ruscello con l'acqua vera, cioè l'acqua praticamente c'è un meccanismo che fa salire l'acqua dalla cascata, scendere e poi la riporta, diciamo. Quindi però è l'effetto un proprio quello di sentire l'acqua. Sì, anche la notte, se rimane acceso il presepe si sente... Hai una cascata in casa praticamente. Sì, anche il muschio è vero. Dove lo prende il babbo? Dipende, dipende. Dove lo trova lo prende. Quindi si prepara un bel po' di tempo sì, prima. Diciamo okay, quando può, comincia già a preparare. Mette da parte le cose. Prepara i mobili di legno, tutti i piccolini fatti da lui, anche i salumi, la frutta, tutti fatti col DAS. Tutto fatto da lui? Sì. Ma che bravo che è il Le babbo. Scale, i cancelli, le ringhiere, tutto. Tutto? Sì, è proprio una passione che ha. E chi gliel'ha tramandata? Penso i suoi genitori forse, i vostri nonni. Sì, vabbè, diciamo che comunque è una sua passione, infatti noi non ci mettiamo nemmeno le mani perché fa tutto lui. Ma Sonia, ma ti capita di incantarti, quando una volta che è tutto bello fatto, ti capita di incantarti e di andare lì con la fantasia, di immaginare, non so, una storia che non so, che le statuine possano prendere forma. No, la cosa più bella è quando, diciamo, entri in casa, che è tutto spento, appena apri la porta trovi il presepe tutto illuminato, e quindi tutto buio. E questo sì, rumore di acqua che sì, scorre, bello, bello, bello. Ci piace questa atmosfera. Ilaria, tu? Allora, noi ne facciamo diversi, più, diciamo, piccoli però in tante stanze, diciamo. Ok, quindi facciamo... ci deve essere insomma il simbolo dovunque sì, un po'. Ne facciamo uno più grande anche noi in soggiorno, e poi quelli più piccoli, magari solo la natività, in cucina e nelle varie camere da letto, anche se mamano più piccoli, così da tenere il simbolo del Natale un po' dappertutto. Un po' dovunque. Sì. Ma ti piace questa tradizione? Oppure anche tu come Silvia e Sonia demandi, no? Cioè, lo fa il babbo? No, fa la maggior parte mia madre. Poi io e mia sorella, diciamo, aiutiamo anche noi a dire dove è a meglio. A mettere le statuine. Sì, sì. Diciamo, quello è l'unico sforzo che fate. Decidiamo se cambiare qualcosa come personaggi, se comprare qualcos'altro. Solo questo. Ma la cosa più bella del tuo presepe? Anche a me, la presenza di vari personaggi. Quindi ci sono anche magari le galline, le... Quindi le storie, no? Che si possono poi dopo immaginare con le varie sì, sequenze, sì, no? Con le sì, varie sì, scene. Poi tipo noi mettiamo i re magi più lontano sì, e poi man mano più vicino. Anche noi a casa sì, e poi man mano, diciamo, quando si andava a scuola, no? C'era quell'angoscia di dire oddio, adesso si ritorna man mano che i magi sì, si avvicinavano. Alla grotta. Alberto, tu, non so a casa tua, ma a casa mia quando bisogna fare il presepe proprio si smobilita mezza casa, per cui la cucina, si spostano i mobili della cucina perché bisogna mettere una scala, sai, di quelle a tre piani, no? Poi si prendono gli scatoloni delle scarpe, quindi si tolgono le scarpe, si mettono gli scatoloni delle scarpe e si inizia a comporre questo presepe che un po', insomma, dura anche più di una settimana, come per il babbo di no, io e mi Sonia, sento di andare in controtendenza perché il mio è un presepe minimal, diciamo, cioè okay, molto piccolo, perché noi molto lo mettiamo essenziale, su un mobile in soggiorno, che questo mobile è diviso in vari ripiani quadrati, praticamente sono dei cubi 25x25. Poi la il fan di Alberto. Eh sì, no, perché sono dei quadrati più o meno. Il fan del presepe, cioè chi vuole, diciamo, come si suol dire, mettere in mezzo per fare presepe, cioè, albero, è Enrico. Ah, Enrico, è mio fratello, che salutiamo, che Enrico, ci tiene. Ciao Enrico. Ciao Enrico. Mi manchi, come ama dire anche lui. Perché Enrico ci tiene a fare il presepe e l'albero, diciamo, o sì, l'immacolata o il giorno prima o il giorno dopo, e togliere soprattutto il presepe alla candelora. Okay. Quindi fino a febbraio rimane il presepe. È impegnativa, fino a inizio febbraio. Mm. È piccolo. Per esempio, a noi in realtà non è che ci voglia molto, nel senso, ho detto è molto piccolo, cioè ci sono una quindicina di personaggi, non molto più grandi di quelli che ci sono su questo presepe, sul tavolo. Peculiare è secondo me Gesù Bambino, che mia mamma ogni anno ci tiene a ribadire che è più grande, diciamo, ha più anni di me, perché effettivamente quando andarono ad abitare a casa
mancavano un paio d'anni prima che io nascessi, quindi è arrivato prima Gesù bambino e poi io. Quindi io, diciamo, non ho nemmeno questo primato in questo senso. Nella famiglia non sei nato prima tu, ma è nato prima Gesù bambino. E poi noi, siccome, diciamo, il presepe non va via molto tempo, noi in genere in un paio di pomeriggi facciamo presepe e albero. Quindi tu vi togliete, insomma, il pensiero subito? Perché... come si dice, il presepe se ne vanno via un'oretta finché prendi le scatole, prendi i personaggi. Poi mamma è una fan della carta a roccia, quindi mette tutta la carta a roccia, diciamo, sullo sfondo, sì. E poi ci sono tutte le miniserie, le lucine a contorno. E poi c'è l'albero che finisce, diciamo, noi lo montiamo in un pomeriggio e lo addobbiamo il giorno dopo praticamente. E quindi avete, diciamo, sì. finito, insomma, lì. Una curiosità, prima adesso di andare a vedere un'altra famiglia che fa il presepe, ma sui social che si dice? Si postano le foto dei presepi? Cioè va di moda il presepe sui social? Martina? Insomma... Dato che voi siete social, voglio capire un po' se il presepe... Allora, il presepe no. Perché i gattini vanno, sì. Le foto, il presepe... Il presepe non molto, forse più l'albero. Ah, ok. Sarà perché forse non si dà la giusta importanza. Ok, quindi diciamo si tende più a postare il proprio albero, sì. E quindi so, c'è la gara. Diciamo, non hai una scultura assurda come presepe per far vedere agli altri che... Altrimenti no, quindi insomma, siete d'accordo, nessuno, diciamo, gli viene in mente di postare la foto del presepe? No. Alessandro? Proprio no. Io sinceramente negli ultimi anni non ne ho visto neanche uno su Facebook, quindi sui social in generale, quindi non penso. Va bene, quindi sui social non va di moda il presepe. Per fortuna nella vita reale va ancora di moda il presepe. E a proposito appunto di presepe e di famiglie, come abbiamo detto, la cosa bella è che in questo periodo si riuniscono le famiglie, diventa appunto occasione anche per stare insieme. A proposito di famiglie all'opera per la realizzazione del presepe, Luca Ciciriello ha raggiunto la famiglia Erminio di Andria, che ci racconta come nasce nella loro famiglia la tradizione del presepe, che si tramanda di generazione in generazione. Vediamo. Perché questa allegra famiglia composta da 5 persone, mi sembra anche il piccolo Isante, il nipotino, decide ogni anno di fare il presepe? Allora, perché è una tradizione, per noi una tradizione. Perché sin da quando ero io piccina, ricordo, andavo all'asilo e già vedevo un'immagine, un grandissimo presepe, o perché ero io piccola, ma era grandissimo. Ed ero lì che guardavo delle montagne. Sì. E poi, man mano crescendo, con la scuola elementare, la maestra diceva ad alcune bambine che abitavano in campagna, dice: portate il muschio, raccogliete il muschio, così facciamo il presepe in classe. E di là l'abbiamo realizzato un po' tutti insieme, e ancora mi è venuta ancora più la passione. E poi ricordo che a casa di mamma cominciai a fare il presepe, perché mamma mi ricordo che comprò le statuine, la Natività, la Madonnina, San Giuseppe, e io, non avendo nulla ancora, cartocciai un po' di carta che si avvolgeva il pane prima nelle salumerie, quando si comprava il pane, e creavo la grotta. Anche dicesti con le foglie, anche, sì, le foglie di finocchio facevo un po' di verde, così esatto. L'immaginazione mia mi... Erano i primi presepi. Proprio i primissimi, poi man mano... Ricordo che poi ero più grande, a mamma gli fu regalata una capannuccia così, ed allora fu proprio la volta che poi tutti gli anni abbiamo sempre fatto presepe, però ero sempre io quella che... Sempre con la gioia, sì, però, diciamo, della nascita del Natale. Diciamo, del Natale, della nascita di Gesù anche. Io comunque, non è che si fa il presepe solo perché dobbiamo costruirlo, perché c'è, comunque c'è un significato. C'è un significato. Io ricordo infatti quando ero più piccola che a casa ancora non lo faceva mamma dalla nonna, e mi ricordo che più o meno l'8 dicembre, sì, il giorno dell'Immacolata, la nonna chiedeva: facciamo il presepe, sì. Mamma poi era sempre disponibile anche noi piccoli a star dietro. Erano momenti belli, diciamo, sì, quando c'era la nonna, non c'è più. Anche perché qui ognuno ha un ruolo, no? Nell'elaborazione di questo presepe. Sì, diciamo che ognuno ha un ruolo. Lei costruisce, lui comincia, diciamo, a costruire. Io ho ereditato la sua capacità nel realizzare la struttura. Prima. Poi...
Poi pian piano, poi, diciamo, io intervengo io anche sulla struttura insieme. Poi lei io lo riveste con la carta. Carta. Quello è suo, è uno il suo mio lavoro. Rivesto brava di lei, io non penso che con non la carta. Mette le luci e mette la carta. Aspetta, che le luci sono posizionate al di sotto all'interno. Della carta, sì. All'interno. Sì. Quindi prima metto le luci, poi faccio la metto la carta. E poi il tocco finale lo... E poi comunque si usano tutti i materiali. Vado a fare del muschio particolare. È tutto fatto dal castello. Qui la metti, vedi, proprio la zona della neve. Sì, per, diciamo che era un po' di tempo che non ci andavo. Perché? Questa è erbetta. Era un paio d'anni che non ci andavo, però questa è fatta questa da ieri. Questa è fresca, però questa, con l'erbetta, diventa gialla, si secca. E poi sotto c'è tutta una struttura di... E poi personaggi, il cartone, non è che abbiamo non c'è il tavolo, cartone, tutta roba da è tutta grazie, roba recuperata da... che vai vicino al presepe facilmente recuperata. Ogni volta io vado vicino al presepe per ricordarmi la nascita di Gesù Bambino. Quindi abbiamo detto che secondo la tradizione più o meno si fa sempre il giorno dell'Immacolata. Sì, sì, per tradizione. Il 24 poi che cosa succede? Una cosa bellissima. Il 24 solitamente andiamo alla veglia, il pomeriggio, sì. Poi ci riuniamo ovviamente in famiglia, dopo cena veniamo qui e... Prima di dormire, di andare a letto... Ci mettiamo tutti vicini, E cantiamo... Più piccolino, fino a quando era piccino, portava il bambinello così. Adesso lo faremo con Ivan. Quest'anno mi dici tu a farlo, E cantiamo... Tu scendi dalle stelle, il bacetto al bambinello e lo poniamo nella mangiatoia. E poi andiamo a dormire. Tutti contenti. Quindi per voi fare il presepe che cosa significa? Significa ricordare, immaginare il momento della nascita di Gesù che è avvenuto circa 2000 anni fa. Ovviamente noi non lo sappiamo come è stato, com'era il paesaggio, però ricordiamo. Noi proviamo ad immaginarlo così. Ed è un momento di gioia perché è come quando nasce un bimbo in famiglia, che so, un figlio, un nipotino, c'è gioia. Prima parlavamo proprio di questo, è quasi come se il momento della natività fosse un momento di corrispondenza tra quella famiglia e la nostra, come se riuscissimo anche a immedesimarci un po' nella Sacra Famiglia. Insomma che per quanto riguarda me, ma penso anche Riccardo, adesso c'è una maggiore consapevolezza dell'importanza del presepe rispetto a quando eravamo più piccoli, che era un momento anche di curiosità, perché io mi ricordo che prendevo, toccavo... E le pecorelle, mi toglieva tutte le pecorelle, sì. Non gli piacevano così, le metteva così, le pecorelle. Perché comunque poi si parte dal gioco per poi capire diciamo il vero significato del presepe. Allora, grazie a Leggo per non sbagliare, grazie a Salvatore, Riccardo, Luana e il piccolo Ivan che ci hanno aperto le porte della loro casa, ma soprattutto insomma ci hanno aperto le porte raccontandoci quella che è la tradizione del presepe nella loro famiglia. Ora, con tutto il rispetto per noi piccoli e umili operai del presepe, della cartapesta, della cartaroccia e del muschio, che insomma ci mettiamo lì con tutta la nostra creatività per cercare di dare il meglio ogni anno, qui con noi, come appunto dicevo all'inizio, c'è un vero esperto presepista per passione, perché invece Carlo tu di mestiere fai? Avvocato imprenditore. Dove insomma ci vuole fantasia ma e creatività, in altro ma ambito, di altro diciamo, genere, di altro esatto. Genere. E questa tua passione artistica ti ha portato allora a fare il presepe, a realizzare il presepe per ben 5 anni consecutivi presso Palazzo Montecitorio, sì, a Roma. Dopodiché realizzi presepi monumentali artistici per la tua città che è Trani. Sì, il presepe cittadino. E sì, hai fatto anche una mostra, un presepe mostra per la regione Lazio. Sì, realizzai un presepe proprio nella regione Lazio, nella sede della regione Lazio. Poi ho fatto altre mostre, ho partecipato ad altre mostre, altri eventi. E un tuo presepe è finito anche sulla copertina di una rivista americana specializzata per i presepi. Benissimo, dopo tutto questo diciamo curriculum che abbiamo però sintetizzato, sì, come nasce la tua passione per i presepi e soprattutto ti rivedi piccolo nei racconti dei nostri ragazzi? Mi rivedo molto nei racconti dei ragazzi.
perché la mia passione nasce un po' come per tutti i bambini. Con mio padre, quando ero piccolo, realizzavo il presepe con mio fratello, che oggi è l'antitesi della creatività, è l'antitesi di quello che in realtà sono diventato io. E mio padre scendeva gli scatoloni dal terrazzo il 7 o l'8 dicembre, per poi iniziare il presepe rigorosamente il 9 dicembre, dopo l'Immacolata. Quindi la festa Immacolata diventava una sorta di spartiacque tra il prima e il vero e proprio clima natalizio, che iniziava appunto con la realizzazione del presepe. E quindi quando ero piccolo per me era una gioia immensa non solo andare a spiare, sollevare questi scatoloni per rivedere queste statue che ogni anno riprendevano vita ai miei occhi, è come se li rivedessi per la prima volta, per poi con questa spasmodica attesa del 9 dicembre aspettare che passasse la festa Immacolata e poi iniziare a realizzare il presepe, che aveva il sapore del presepe casalingo, nel senso proprio più classico e pregnante del termine, cioè carta roccia, il cielo stellato sulla carta, personaggi plani, il ramo di pino con i mandarini appesi, che davano anche quel profumo di Natale accanto al presepe. E quindi ogni anno si è andato avanti così, quindi questi sono i miei primi presepi. E tu cosa facevi quando eri piccolo? Carlo piccolo come partecipava alla realizzazione del presepe? Ma collaboravo anche con qualche idea, per la verità. Mio padre tendeva, come ho sentito anche da qualche ragazzo, a monopolizzare un po' la realizzazione del presepe. Ognuno poi si sente un po' il depositario della verità presepistica. Però io nel mio piccolo collaboravo, poi questa passione era dentro e col tempo è cresciuta e mi ha portato appunto a realizzare tante altre opere. Invece la prima opera, il primo presepe, come dire, su commissione importante che hai realizzato, te lo ricordi? Io per alcuni anni ho fatto in alcune chiese, Santa Teresa, Trani, poi San Donato con la collaborazione di un altro presepista, un presepe napoletano molto bello con l'effetto del mare, c'era un mare in movimento dietro con una lastra di vetro, tutta una tecnica particolare per realizzarlo, un po' teatrale, molto teatrale, con la prospettiva, le profondità, le diagonali e quant'altro. E poi quella volta insomma sono approdato poi su presepi anche in scala regionale o nazionale. Quindi. Ma c'è uno studio che bisogna fare, perché tu dicevi appunto sembra quasi no, una rappresentazione teatrale, c'è uno studio che ma si fa di alcune tecniche? Allora, il vero presepista non lo è solo a Natale, lo è tutto l'anno. Quindi il presepista quando va in giro, va in vacanza o si trova in qualsiasi posto, nota uno scorcio interessante, un paesaggio, lo memorizza e già nella sua testa lo immagina realizzato poi in una propria opera. Quindi il presepista lo è sempre. Poi bisogna anche, è importante la distinzione tra presepisti e presepai. Il presepista è chi lo fa per passione. Okay. Il presepaio è chi lo fa invece per denaro. Quindi A Napoli, in via San Gregorio Armeno, la famosa via dei presepi, è piena di botteghe di presepai, cioè di gente che lo fa per lavoro. Mestiere. Il presepista invece no. Anzi, ci rimette tempo, ci rimette denaro, ma lo fa per una grandissima passione. Questa creatività dirompente che poi lo porta appunto a sentirsi gratificato quando vede, contempla una propria opera. E quindi questo è il presepista. E dicevo, lo è tutto l'anno, non lo è soltanto a Natale. E allora, quando nasce, cioè quando si inizia a realizzare un presepe? Perché poi abbiamo sentito, no? Alcuni lo fanno il 7, l'8, altri appunto dicevi invece la tradizione il 9, dice il 9. Dopo l'Immacolata. Esatto, altri ancora invece hanno la tradizione del 29 di novembre. Sì. Insomma, ognuno lo fa quando vuole. Sì. C'è magari qualcuno che lo fa direttamente il 24 pomeriggio stendendo il tappetino verde e poi mettendo su qualche statuina. Invece quando si realizza un presepe monumentale, quando si incomincia a realizzarlo, a pensarlo, cioè quando inizia la fase? Ma io personalmente l'ispirazione la traggo già quando faccio quello precedente, cioè penso l'anno prossimo però potrei realizzarlo in quest'altra maniera, oppure ecco da lì poi nasce l'idea. E la cosa più bella per un presepista è vedere il proprio pensiero creativo che prende forma nella realtà tridimensionale. Cioè io quello che ho nella testa lo vedo materialmente realizzato nella realtà. Ed è una gioia immensa, come è una gioia immensa per il presepista vedere i volti stupiti dei bambini, delle persone che guardano il presepe e vedere nei loro occhi la gioia, il piacere. Tu in quel momento stai regalando qualcosa, trasmetti delle emozioni. E trasmettere emozioni agli altri è una cosa difficile ma anche molto bella. E si può farlo in tante maniere, nell'arte, con i sentimenti, la vita è fatta di emozioni. Riuscire attraverso un qualcosa di tuo che
è fuori da te, esterno, e che trasmette emozioni a chi lo osserva, è per me, io parlo di me, per me presepista, la gioia, la soddisfazione più grande, più bella. Quindi praticamente fammi capire un po', se io sono al mare, se tu per esempio sei al mare, non so, sì, a Trani, e vedi un ciottolo così particolare e dici, ah, questo mi potrebbe essere utile, lo prendi e beh, mi è successo, anche, già, oppure... anche, sì, anche i rami che la marea poi porta a riva, sì, quei rami contorti, quei rami secchi che hanno delle forme particolari, quelle sono fonti di grande ispirazione. Certe volte io d'estate mi devono andare arrivare in macchina con questi dati, ma che cosa fai? Fa caldo, non ci bisogna della legna da ardere nel fuoco, invece era già per qualcosa che avevo in mente. Quindi il presepista è questo, insomma. Quindi già stavi elaborando. Sì, sì, già, già vedi, già immagini, vai oltre con l'immaginazione. E quindi c'è questa fase di ideazione, sì, no? Che praticamente... Sempre in piedi, è cioè sempre nel senso... in piedi, sì, non ha una collocazione temporale definita. Okay. E poi quando inizia la fase della progettazione, la fase poi della messa in opera? Io progetto, ecco, non è, sì, creo qualche schizzo per me, ma in realtà è tutto nella mia testa. Quindi quando incomincio io già so, dalla posa della prima tavola di legno fino all'ultimo, alla collocazione delle statue, tutti questi passaggi li ho ben definiti nella mia mente. Quindi io so già, è tutta una scaletta che ho in testa, e so già come, quando, con che materiali, con quali con quale difficoltà si può realizzare una cosa, è già tutto nella mia testa. Chi collabora con me, le maestranze collaborano quando faccio presepi monumentali. In quanti, per esempio? 4, 5, a volte anche 7, 8 persone. Però io ci tengo che siano sempre gli stessi, perché è un po' come una squadra di calcio. Cioè l'allenatore, i propri giocatori, deve riuscire a far assimilare gli schemi, non è facile. Quindi avere gli stessi operai che sanno già tu cosa gli chiedi, cosa vuoi realizzare, è molto importante per me. Per esempio il presepe di Montecitorio quanto avete impiegato per realizzare? Il Montecitorio l'ho realizzato, non è realizzato in loco, è stato realizzato qui a Trani, nella mia città, ed è stato poi successivamente trasportato a Palazzo Montecitorio. Ma quanto tempo vi ha portato via? Beh, un mese anche, ho realizzato, diciamo, un anno, non ricordo, il 2003 mi pare, un presepe, no, nel 2013 volevo dire, uh-huh, un presepe napoletano molto bello, e ci ho impiegato più di un mese per realizzarlo. Per realizzarlo proprio, sì, sì. Quindi al di là, diciamo, della progettazione, al di là dell'idea, proprio la messa in opera. Sì, la messa in opera richiede, sì, dei tempi abbastanza lunghi, insomma. Tu dici, hai detto, diciamo, in più di un'occasione hai parlato di stile, no? Un stile, sì, napoletano, per esempio. Allora, quanti stili esistono per la realizzazione di un presepe? Diciamo che la realizzazione del presepe richiede, ecco, possiamo... La grande somma sono tre stili principali. Allora, il primo stile è quello storico, il presepe palestinese, che è ambientato nella Palestina di quando nacque Gesù, quindi, uh-huh, circa 2000 anni fa. Ed è un presepe difficile da realizzare perché richiede conoscenze storiche, botaniche, abbastanza approfondite, in quanto è necessario riprodurre la vegetazione, le case, gli ambienti, i pozzi dell'epoca, gli animali e anche i personaggi devono avere i vestiti dei personaggi che popolavano la Palestina di 2000 anni fa. Questo è il presepe storico. Il secondo stile è quello napoletano. Mm-hmm. I napoletani, con la loro verve molto colorita, dicono che Gesù non è vero che è nato 2000 anni fa in Palestina, ma è nato nel XVIII secolo a Napoli. Infatti fu Carlo III di Borbone che diede un forte impulso al presepe napoletano, che era una sorta di competizione tra le famiglie nobili dell'epoca, quella reale in primis, appunto i Borbone, che realizzavano questo presepe che era una forma di ostentazione della loro potenza, della loro ricchezza, e che quindi si discosta un po' dal presepe sacro, più insomma un presepe profano, che riproduce appunto la vita, lo stile, gli abiti dei personaggi che popolavano la società cosmopolita della Napoli dell'epoca, anche nelle varie classi sociali, quindi dai più ricchi vestivano con delle vestiti importanti, tra parentesi questi vestiti erano poi disegnati e progettati dalla moglie di Carlo III di Borbone, Maria Amalia, era lei che poi disegnava e con le sarte di corte realizzava questi abiti tutto l'anno. E quindi il presepe napoletano perché è uno stile? Perché ha degli elementi caratteristici che lo contraddistinguono, ossia la natività è sempre posta nel punto più alto del presepe, sotto delle immaginarie rovine di un tempio, e che secondo alcuni
simboleggia appunto il crollo del paganesimo, il tempio rappresenta il paganesimo, mm-hmm. il tempio diroccato rappresenta il paganesimo che crolla e sotto nasce il cristianesimo. Secondo altri, più semplicemente, sarebbe influenzato dagli scavi di Ercolano e Pompei, che in quell'epoca, nel 1748, credo che incominciarono proprio ad opera di Carlo III, quindi questo busto classicheggiante deriverebbe appunto dagli scavi. Al centro, in un punto intermedio del presepe, vi è l'annuncio ai pastori, il classico pastore dormiente svegliato dall'angelo, che poi nel presepe napoletano ha un nome a questo personaggio, si chiama Benino. Oh, okay. Napoletano ha dato anche un nome al personaggio che dorme. E nel sono molto precisi. E nel punto più basso invece è collocata la taverna, dove l'oste corpulento serve al tavolo, si beve il vino, si gozzoviglia, indifferente alla nascita di Gesù. Quindi anche questa gerarchia, punto più basso, punto intermedio e punto più alto, quasi rappresenta un po' l'inferno dantesco, cioè mm-hmm. nel punto più basso, negli inferi, i peccatori che insomma si trovano all'inferno, poi il purgatorio, in alto poi c'è il paradiso. Ecco, un particolare a proposito del presepe napoletano: addirittura venivano nei presepi, nei grandi presepi di corte, nella scena dell'osteria veniva messo del vino vero e dei pezzetti di carne arrostiti. C'era la servitù che andava ogni tanto, arrostiva la carne e andava a cambiare i pezzi, perché chi osservava il presepe doveva coinvolgere anche l'olfatto. E quindi chi si avvicinava alla taverna doveva percepire il profumo della carne arrostita, il profumo o l'odore del vino nelle botti. Ah, ecco. E un realismo insomma, esasperato. Esatto, proprio che non lascia niente all'immaginazione. Sì, anticipa un po' il teatro degli odori di Marinetti, il futurismo viene anticipato un po' nel presepe napoletano. Esatto, e poi loro comunque il riferimento, come dire, alla realtà permane ancora tuttora, quando appunto vengono realizzate quelle statuette che si rifanno per esempio a personaggi famosi della società. Sì, quella è una forma di business attuale, per cui loro hanno capito, cioè realizzando la statua del politico, del personaggio del momento, VIP del momento, vi è una vendita poi annuale, continua. Il terzo stile è quello popolare, è una sorta di contenitore che racchiude tutto ciò che non è napoletano, stile napoletano o palestinese. Quindi non so, il presepe romano, il presepe genovese, il presepe pugliese. Il pugliese è caratteristico per la cartapesta nell'eccese, sì. E da nostre parti invece la terracotta, si usa più la terracotta. Parliamo insomma del presepe artigianale, sì, sì. Lasciando da parte la plastica, tutto ciò insomma, che poi è commerciale, si trova in tutta Italia. Quindi come caratteristica nostra ci sono queste due caratteristiche insomma, cartapesta e terracotta. Che rendono insomma il presepe autenticamente sì. Pugliese. Pugliese, quello nostro, sì. Qui tu, Carlo, ci hai portato un prima e un dopo, giusto? Raccontaci un po', perché... E questa è una tecnica, sì. Sì, vai. Questa è una tecnica, il sughero. È una delle varie tecniche possibili nella realizzazione del presepe. Quindi questa è la corteccia di sughero. Questa è la corteccia che si trova in commercio ed è la parte del tronco che veniva gettata. Adesso viene riutilizzata con questo scopo, appunto, quella per la realizzazione dei presepi. Qui vi è uno scheletro. Che hai realizzato tu? Sì, ho realizzato io. Quindi quello è il legno? Cos'è? Questo è il legno, è rivestito da un foglio di sughero, però okay. non è importante. Uh-huh. E questo è il legno, ed è abbastanza semplice. Questo rettangolo, per te è abbastanza semplice. Su questo rettangolo ci sono quattro sostegni, poi uh-huh. un secondo piano, e questi gradini fatti sempre con dei pezzetti di legno. Sì. Il tutto viene poi rivestito appunto con la corteccia, questi pezzetti di sughero che vengono poi assemblati. Quindi vengono si tagliano i pezzettini? Sì, si tagliano, si possono rompere anche con le mani, okay. E vengono incollati con la colla termofusibile, che io sconsiglio ai bambini di usare assolutamente, perché assolutamente no. Se dovesse finire sulle mani crea delle ustioni vere e problemi. Proprie. Quindi no. Che cosa si può utilizzare a casa? Per incollare questi pezzi, ma la colla termofusibile è l'unico, perché una colla classica richiederebbe dei tempi di essiccazione molto lunghi, quindi si incollano questi pezzi intorno per creare questo tipo di roccia. Okay. Per quest'altro tipo di roccia
Vi è invece quest'altra tipologia di sughero, la cosiddetta pelle di coniglio, viene così chiamata in gergo, che è un sughero piatto, però quando si rompe dà questo effetto, sembra quasi la stratificazione della roccia. Ah, ecco. Ed è questo effetto qui. E questo serve per realizzare invece questa parte. Quella in alto, la parte, quindi. Quella in alto, sì, che poi ospita la natività. Questa qui. Una volta incollato, il tutto poi viene amalgamato da un composto di acqua, colla vinilica, stucco in polvere e polvere, deve essere molto sottile, di anche segatura, o di sughero oppure segatura. Viene ben amalgamato, deve avere la consistenza della ricotta, più o meno, per dare un'idea. Sì. E viene poi il tutto viene, come dire, spalmato sul presepe. Quindi in modo sul che sughero penetri, proprio viene spalmato? Sì, sulla questa cosa, in modo che penetri bene in tutti gli interstizi del presepe. Una volta ricoperto completamente, viene asportata tutta la parte che non occorre, o con un pennello, con una spugna, senza aver paura di toglierlo, perché una volta che penetra poi non esce più. Okay. E poi rimane questo, ciò che si vede. Okay. Quindi sembra un unico blocco, da quell'effetto di compattezza, esatto, che altrimenti non si potrebbe avere con il sughero semplicemente incollato, perché si creano appunto tutte queste fessure. Okay. Poi viene opportunamente dipinto con vari passaggi di colore. Alla fine gli ultimi passaggi per le cosiddette lumeggiature, quindi per mettere in evidenza le parti più chiare, quelle dove batte la luce, sì, quindi devono essere più chiare, viene dato con il pennello quasi asciutto. Bisogna leggermente sporcare appena appena queste parti in rilievo per dare questo effetto appunto del finale delle lumeggiature, cosiddette lumeggiature. Bravo, bravo Carlo, perché grazie, insomma è... Attraverso anche queste poche cose, insomma, ci hai dato l'idea di quanta fatica e di quanto lavoro c'è dietro alla realizzazione. Tanta passione e tanto lavoro. Sì. Ma qual è l'aspetto più difficile della realizzazione di un presepe? C'è un aspetto proprio tecnico che è più complesso rispetto agli altri? Ma in questo tipo di presepe la pitturazione è l'aspetto più difficile. Perché? Meno male, appresa la tecnica appunto di realizzazione della scenografia, poi non è da tutti riuscire a pitturarlo adeguatamente, quindi è la parte più difficile. Quindi bisogna, diciamo, saper calibrare bene i colori? Sì, ci sono passati dal colore più scuro a quello più chiaro, si dà un fondo color noce ma non troppo scuro e da lì poi si schiarisce. Si mette anche un po' di azzurro in certi punti, e la parte più difficile richiede molta, un po' di capacità, insomma, e richiede anche molta esperienza e molte prove da fare prima. Ma tu queste tecniche dove le hai apprese? Come le hai apprese? Io mi Perché ritengo... qui va al di là appunto del semplice presepe, del semplice aiuto in famiglia, sì, cioè... Ma io mi ritengo un naif del presepe, quindi diciamo che ho fatto qualche corso per i diorami, poi a me piacciono molto i diorami, che è un'altra tipologia di presepe, ma l'ho appresa io nel tempo. Ecco, la passione dà una grossa motivazione. Laddove nella vita si ha una grande passione, e quindi la passione diventa una motivazione che ti porta a voler cercare, imparare, apprendere. E questo poi che alla fine mi ha creato queste capacità presepistiche, diciamo così. Ma ci sono delle scene o dei personaggi che sono imprescindibili all'interno del presepe? Cioè ci devono essere per forza in qualsiasi presepe, sia un presepe casalingo sia in un presepe monumentale? Cioè non possono assolutamente mancare? Ma diciamo che sono poi le scene evangeliche, quelle di cui ci parlano appunto i Vangeli... gli evangelisti, che sono l'annuncio ai pastori, quindi insomma nei Vangeli appunto si parla dei pastori a cui viene annunciata la nascita di Gesù, la schiera d'angeli. In realtà non bisognerebbe mettere un solo angelo, ma come sì, non so voi come fate, un solo angelo sulla capanna, giusto? È così? Due? Ah, voi due, beh, già andiamo meglio. Meno male. E il babbo, visto che ho capito che è molto preciso, ortodosso, rigoroso, molto bravo. No, di solito uno, giusto? Uno. Sì, è il simbolo, però il Vangelo, il presepe napoletano, ha la schiera d'angeli, perché ha visto il presepe Cuciniello, famosissimo presepe Cuciniello, che si trova a Napoli, nella Certosa di San Martino, c'è proprio questa schiera d'angeli che scende dal cielo, e anche quella, insomma, è una scena appunto di cui parlano gli Vangeli.
per esempio, i Vangeli non parlano, non tutti lo sanno, del bue e dell'asinello. Bue e l'asinello non sono. Invece ci sono il bue e l'asinello, sì. Beh, sì, sono diventati ormai un elemento caratteristico che contraddistingue ogni presepe. Però i Vangeli apocrifi parlano del bue e l'asino, e invece nei Vangeli canonici no, non ci sono. Quindi queste, diciamo, sono le scene. Sì, sono queste scene principali. Poi la fantasia si è sbizzarrita nel creare, nell'immaginare tante altre scene. Però sono queste quelle imprescindibili. Che devono esserci, che devono insomma. Esserci in ogni presepe che si rispetti. Senti Carlo, ma qual è il tratto distintivo dei tuoi presepi? C'è qualcosa che in qualche maniera li caratterizza? Che una sorta di tua firma, no? Dici, questo è mio e lo si vede da questo aspetto. Io amo molto le prospettive, le profondità. E infatti ogni presepe che faccio, anche quelli in piazza, dove in realtà il presepe in piazza ha soltanto uno sfondo, ma su tre lati è visibile. Mm-hmm. Questo crea delle notevoli difficoltà per la prospettiva, perché la prospettiva ha un punto di fuga centrale e tutte le diagonali convergono verso quel punto. Quindi creare delle visioni laterali significa perdere la prospettiva. Però anche lì mi sono sforzato di creare incroci diagonali, perché mi piace molto la profondità, vedere appunto questi piani che degradano verso lo sfondo. E questo forse è il mio tratto distintivo. Sì, sì. Tra l'altro tu sei tornato quest'anno a Trani a realizzare il presepe in piazza. Sì, sono tornato anche quest'anno, sì, ho avuto anche l'incarico dal comune di realizzare il presepe, che invito insomma, tutti quanti a vedere in Piazza della Libertà a Trani. A Trani. Ma quando hai ricevuto invece l'incarico per Palazzo Montecitorio? Cioè lì che cosa hai provato? Dici, oddio, adesso come si fa? Cioè, è stato un incarico importante. Poi realizzare un presepe nella Camera dei Deputati non è facile nel senso proprio come step che bisogna superare. Cioè, ricevuto l'incarico, c'era il vaglio di una commissione per i personaggi, poi c'è il vaglio di un'altra commissione per come è realizzato, c'è la sicurezza, ci sono tutta una serie di aspetti. Di cose burocratiche, anche sul presepe. Anche sul presepe, sì. Insomma, non è facile, però insomma è stata una grande soddisfazione poi per me, anche perché ha riscosso, anche quando l'ho fatto, un notevole successo. Ti capita anche adesso, insomma, che non sei più bambino, di incantarti? Prima hai parlato dello sguardo degli altri, no? Quindi dello stupore, della bellezza dello stupore nello guardare il presepe. Ma a te capita oggi di incantarti a guardare il presepe? Di andare anche sempre un po' con la fantasia? Io mi incanto sempre. Ecco, si dice che quando si guarda il presepe si torna bambini. Mm-hmm. Ed è vero. Io credo che anche a 70-80 anni, sempre un presepe, contemplare un presepe fa tornare bambini, risveglia quel fanciullo che c'è in ognuno di noi. Quindi io mi incanto sempre quando guardo i presepi, anzi per me è un momento di estasi interiore. E lo fai anche a casa? O adesso a casa non lo fai più? No, paradossalmente non lo faccio più. Ho un presepe permanente in una teca e non lo faccio più. Cioè, quindi la cosa più semplice, prendi la teca e la metti lì. Ce l'ho tutto l'anno, è diventato un elemento dell'arredamento di casa mia, quindi non lo faccio più a un casa. Un po' imprescindibile. Sì, potrà sembrare strano, eppure così. Mannaggia, vedi, uno che fa i presepi monumentali alla fine. Se un giorno avrò dei figli tornerò sicuramente a... Ne sono convinto, perché poi la gioia dei bambini è la gioia della famiglia. E stare oggi insieme e realizzare il presepe. Sì. E anche magari discutere, no? Su dove mettere chi, sì, sì, perché... Stimolare la fantasia dei bambini e soprattutto trasmettere queste tradizioni, perché i figli, i bambini devono, secondo me, assorbire e vivere. Io ho sentito adesso i ragazzi prima, che tutti quanti, insomma, meno male, in ogni casa si faceva un presepe, si fa un presepe. E si fa un presepe. Si fa un presepe, anche se alcuni sono semplicemente... Spettatori. No, ridotti al ruolo di meri passatori di statua, di passami quello... Però già è importante quello. C'è comunque un minimo di collaborazione. Assolutamente. C'è. Alberto, tu prima mi stavi raccontando, quando stavamo vedendo il filmato, di statue alte. Sì, ci
sono degli zii di mia mamma che non hanno un cospicuo numero di statue, ne avranno circa 5 o 6, quindi, diciamo, ma sono la quasi monumentali, nel senso che, a parte sì la Sacra Famiglia, ci sono poi, penso, i Re Magi, il Pastore, e quindi è anche l'angelo, ma sono alte 1,5 metri. Cioè, io ero anche piccolo quando le ho viste per la prima volta, e devo dire, sono rimasto di stucco, perché ho abituato alle statuine di 10-15 centimetri, sì. Per me era una cosa, diciamo, non l'avevo mai visto, sono rimasto di stucco. E infatti, belle altre. E diceva Martina, Marica, scusami, Anuivi. Anche noi, no, in campagna ce le abbiamo anche noi queste statue grandi. Ah, in una grotta che mia nonna questa l'ha fatto ristrutturare. Quindi ci tiene tantissimo. E sono alte? Sì, perché c'è la Madonna, diciamo che c'è sempre, e mia nonna accanto alla Madonna ci mette queste statue che sono grandi. Che bello! I Re Magi, Gesù Bambino. E quindi sono alte? Sì, sono grandi. Invece Martina diceva che c'ha lei l'esperienza di una signora che allestisce proprio tutta la stanza col presepe. Sì, vicino a casa mia c'è una signora che allestisce appunto questo presepe enorme, cioè quanto una stanza, e io ogni volta che ci passo ci rimango incantata, perché soprattutto di sera lei apre proprio queste porte, davanti c'è una vetrata e dietro c'è tutto questo percorso, una specie di percorso di presepe bellissimo, ed è tutto blu. E come si chiama questa signora? No, te lo ricordo. Non me lo ricordo. Però rimango sempre, ogni anno rimango sempre incantata da questo. E poi vabbè, ho visto anche presepi molto grandi anche a Napoli, vicino Salerno. Sono molto belle. Ti piacciono, quindi? Sì. Vicino Salerno ho visto un presepe che non avevo mai visto, ma è proprio bello. Cioè, oltre alle solite statue, diciamo, antiche, ci sono anche, diciamo, in maniera ironica, i napoletani, non so se è proprio da tradizione, mettono anche, diciamo, dei personaggi, per esempio il Papa, c'era l'immagine di Papa Francesco. Sì, come dicevamo, oppure, Carlo, giusto? Politici vari, in piazza c'era la piazza San Pietro con questi, molto carino. Ti piace, sì. Quindi è una... vai Alberto. Come il Time ogni anno sulla copertina elegge l'uomo dell'anno, a Napoli ogni anno esce una statuina della persona più influente dell'anno. Più di uno. Alberto, hai qualche curiosità per Carlo? A me, io sono veramente rimasto sbigottito di fronte, a parte secondo me anche il gusto un po' umbro, perché comunque la tradizione del presepe risale ai tempi di San Francesco, quindi il bue e l'asinello, anche per, diciamo, non c'era la neve in Palestina, voglio dire, diciamo, non fa troppo caldo in Medio Oriente, però penso che quello, giustamente come si diceva, è anche, diciamo, quello che rimane nell'immaginario collettivo, esatto, che debba essere. Quindi è ovvio che il presepe ha, diciamo, ha una particolarità in ogni posto in cui è fatto. Ovviamente sarà diverso, penso che in Africa non ci saranno, diciamo, le montagne, o, diciamo, avrà un aspetto tutto, esatto, suo. Esatto, più legato, esatto, al paesaggio, insomma, no? Quindi è giusto, è così, Carlo, cioè ognuno poi lo adatta. Ognuno in base vede un po', rivede alla geografia. Sì, cioè adatta, vede la nascita, l'adatta al proprio ambiente, al proprio luogo in cui è nato, quindi che per lui rappresenta la propria vita. E quindi questo vale solo per l'Italia, anche in Africa c'è, cioè, il presepe africano ambientato nel campagna africano, il presepe negli igloo, insomma, poi ognuno lo personalizza in questo senso. Carlo, qual è il presepe che vorresti fare, che vorresti realizzare? Qualcosa che non hai ancora, diciamo, fatto? In piazza San Pietro. In piazza... Beh, dice, effettivamente, insomma, voglio sognare in grande. Io, dice, a Roma ci sono arrivato. Ci sono arrivato, devo spostarmi di qualche, insomma, di un paio di chilometri. Senti, cosa faresti tu, immaginando un po' ad occhi aperti? In piazza San Pietro cosa realizzeresti? Realizzerei un mare sullo sfondo del presepe, porterei il nostro mare, porterei il mare della Puglia, lo porterei nel presepe di Piazza San Pietro. Questa sarebbe la novità e anche l'elemento, appunto, una parte di Puglia che andrebbe veramente nel presepe di Piazza San Pietro. Grazie a Carlo Scarcella per essere stato qui con noi. Grazie.
Grazie ragazzi per aver condiviso le vostre storie, le storie dei presepi che realizzate all'interno delle vostre famiglie, e soprattutto ci apre il cuore il fatto di pensare che insomma la tradizione del presepe non sia assolutamente scomparsa, ma che invece viene portata avanti anche soltanto da spettatori, anche soltanto aiutando a passare le statuine, però insomma è già molto importante. Allora, questa puntata, come avete capito, l'abbiamo dedicata al presepe e al Natale perché è il nostro modo per augurarvi appunto un buon Natale. Ma a proposito di Natale, a proposito di presepi, ora vi voglio lasciare con uno stralcio tratto da un vero e proprio capolavoro del teatro, con la commedia tragicomica del maestro Edoardo De Filippo e con quel capolavoro che è Natale in casa Cuppiello. Allora, io so che quelli un po' più grandi sicuramente sanno a che cosa io mi sto riferendo in questo momento, i più piccoli no, ed è proprio per questo che chiedo ai più piccoli di rimanere ancora a guardare la puntata di Ten Generation, proprio per non perdervi questo capolavoro. E lo stralcio che ho preso è proprio questo, cioè racconta la storia di Luca o Lucarie, giusto Alberto, che è proprio un fervente amante della tradizione natalizia e non vede l'ora di mettersi in maniera quasi maniacale alla realizzazione del suo presepe, e lo fa sotto l'occhio invece un po' più scettico e le critiche della moglie Concetta e del figlio Tommasino, che invece considerano il presepe assolutamente anacronistico. Quindi vi lascio adesso a questo stralcio. Anzi, ce lo guardiamo insieme e intanto ancora auguri di Buon Natale. Qua vengono tutte montagne, con la neve sopra, le casette piccole, le case piccole perché per la lontananza. Qua viene il cacciatore alla lavandaia, questa è l'osteria e questa è la capanna dove nasce Gesù bambino. Deve nascere il bambino là. Ti piace? No. Certo, se capisci, quella adesso è abbozzata, non si vede niente. Poi quando è finita si può dare il giudizio, è giusto, non si può dire adesso. Ti compro pure due cravatte, due belle cravatte, così quando ti metto un vestito nuovo ti puoi mettere pure una cravatta fresca, nuova, bella. E per Natale ti regalo 5 lire, 5 lire, così fai bella figura con gli amici che te. Poi viene una cascata d'acqua. Tutta la cascata d'acqua, qua tutti i pastori che vengono, il pescatore, e l'acqua che scende dalla montagna, veramente, l'acqua vera faccia scendere. Sì, l'acqua vera. L'acqua vera, si mette l'interoclisma dietro, si apre la chiavetta e scende l'acqua vera. Ti piace? No, il presepio che è una cosa religiosa. Una cosa religiosa con l'enteroclisma da dietro? Ma se quello non è finito ancora, come puoi dire non mi piace? Eppure quando è finito non mi piace, caccia fa, non mi piace, e basta. E va attento, hai capito? Esci di casa mia. Niente a casa mia non voglio tenere più, ti trovo un mestiere, un lavoro qualunque e campo con i soldi tuoi. Sì, signore, me ne vado. Ma so cosa è pazzo, non mi piace, ma da piacere a forza, ma da piacere. Ma te ne vai? Ma per esempio non mi piace. Ma te ne vai perché in questa casa si fanno i presepi. Sì, signore, me ne vado. Ma mangio prima la suppa e latte e poi me ne vado. Ma perché ti sei appiccicato? Non lo voglio, quella è l'altra di destrezza. Non lo voglio tenere perché ti sei appiccicato? Se ne deve andare. Ma che sta? Deve lavorare. Ma tu capi, ma perché sei appiccicato? Perché è un vagabondo. Voglio vedere. Insomma, se non sapevo che ti sei appiccicato, che è stato? Concia, mamma faceva che arrivo presepe. Ma che è stato? Lasciatemi in pace, debbo lavorare, Concia. Ha già fuori presepe. Carie, va
guarda che stai facendo la cupola di San Pietro, che c'hai butti ci quattro pastori in coppa come vanno fatti. Mamma mia. Everywhere we go, everywhere we go.